Buon pomeriggio, benvenuti. Benvenuta Elena, grazie. Hai l'onore di iniziare questo mese di marzo dedicato a Marzo Donna, che abbiamo organizzato con partecipazione anche della biblioteca. Infatti alcuni incontri li terremo in biblioteca. Domani dovrebbe esserci l'incontro con Cecilia Sala. Dico dovrebbe perché fino a questa mattina era a Kiev e quindi si è imbarcata, non si capisce bene dove arriverà e se nel caso arriverà. Speriamo domani o più tardi sapremo qualche cosa. Comunque lei ci tiene moltissimo, viste le sue origini locali, a essere presente con noi. Se domani non dovesse esserci, sarà un giorno. Cecilia? Suo papà è di Vimercate. Poi lei è nata a Roma, ma suo papà è di Vimercatese, quindi ci tiene particolarmente. E quindi con lei il calendario, l'avete visto, è molto ricco, ha sempre a tema la condizione della donna, sono tutti romanzi o saggi o con Guaitamacchi addirittura sulla musica rock al femminile, quindi abbiamo cercato di fare un 360 gradi di interesse. Ma stasera partiamo con Elena, terzo romanzo di Elena, romanzo al quale tenevi particolarmente. È vero che i romanzi per chi scrive sono come i figli, quando chiedi qual è il preferito non possono parere. Però su questo avevi una tensione, mi ricordo. Attento, fermi, che qui, cioè, facciamo quelli patetici che poi mi commuovono. No, poi ci sono i tuoi alunni, non voglio mai farti fare questa figura commossa quando invece sei arcigna. Sono quelli crudeli che mi fanno piangere. Esatto, non sono contenti se ti faccio piangere. Quindi dicevo che ci tenevi particolarmente, sia perché è una storia che tu hai coltivato dentro di te per tanto tempo. Hai fatto come sempre tanta documentazione, perché tu se non sei sicura, più che sicura, e del sicuro devi essere sicura, non quindi hai, nel ringraziamento alla pagina finale, citi una bibliografia incommensurabile che probabilmente hai letto due volte perché poteva sfuggire qualcosa. Quindi ci sono le dinamiche a te care, quindi le donne, poi io ti cito subito quello che è il leitmotiv che tu scrivi: ci sono vite che scorrono invisibili lungo i confini di ogni civiltà. E quindi c'è questa Etiopia, partiremo poi probabilmente da lì, con una data che poi viene, che una data, c'è una data che rappresenta la storia con la S maiuscola, e ci sono date uguali nella storia con la S minuscola che narri tu, che fai narrare e che fai accadere ai tuoi personaggi. Quindi il vero e il verosimile si intrecciano. Ci sono le dinamiche familiari, ci sono gli amori, ci sono le amicizie, ci sono le integrazioni o le mancate integrazioni sociali. C'è tanto, c'è tutto, e c'è tanti personaggi. È un libro che a te ha richiesto tanta partecipazione e che, come si ricordava ieri, ma spesso si ricorda, che una volta che il libro viene dato alle stampe è di noi lettori. Lo stesso impegno, la stessa attenzione richiede al lettore, cioè non ci si può distrarre. È un libro bello, ma che richiede attenzione. Non puoi saltare, se lo leggete a letto alle 11:30 vi si chiude un occhio, il mattino dopo dovete ricominciare a leggere quel pezzo lì perché è importante, è molto denso e quindi non c'è spazio per questi. Ed è un grande merito, perché vuol dire che non si può buttare via niente. Possiamo partire a questo punto dalla data. C'è una data che è questo 3 ottobre 1933.
che è una data importante e sulla quale poi cominciamo probabilmente non solo a inquadrarlo storicamente, perché siamo in Etiopia, ma con i primi personaggi, e noi parleremo un po' dei personaggi, di alcune dinamiche, poi oltretutto tranquilli che non possiamo parlare della trama perché è così intrecciata, ci sono così tante storie che probabilmente ne potremo raccontare qualcuna, perché sarà emblematica di alcuni avvenimenti e soprattutto del titolo degli Invisibili, ma tutto il resto tranquilli, anche volendo non potremo farlo. Quindi 3 ottobre 1935. Vediamo se ho studiato. No, intanto grazie tantissimo perché poi qui sono particolarmente emozionata perché ci sono tanti amici, chiamiamo amici anche gli alunni di ex-alunni, e ci sono alcune delle persone che stimo di più nella mia vita. Quindi, speriamo di farvi passare un bel momento, di essere all'altezza di questa vostra, di questo vostro tempo. E vabbè, ci sono anche proprio, c'è almeno un professore di storia che vi devo dirla bene. Il 3 ottobre del 1935 il generale Emilio De Bono passa con queste truppe italiane fortissime il fiume Mareb, che è il fiume che separa il confine dell'Eritrea, che è già italiana, dall'Etiopia, che invece in quel momento è ancora uno stato indipendente. E inizia la guerra d'Etiopia, una guerra lungamente preparata e che ha richiesto, che è una guerra di invasione, ma che ha richiesto un grossissimo lavoro in patria perché fosse possibile convincere tutta la brava gente d'Italia che quella guerra era una necessità. Paolo Borruso, che lo scorso anno mi pare, ha dedicato un libro al massacro di Debre Libanos, che è una delle azioni di rappresaglia più violente che siano state fatte, racconta a che livello di partecipazione l'opinione pubblica arrivò per giustificare un'operazione che è anche, diciamo, peggiore di quella che abbiamo visto 2 anni fa, quando Putin si è messo in testa di invadere l'Ucraina, nel senso che non c'era alcun legame tra l'Etiopia e l'Italia che giustificasse nessun legame pregresso, no? Era il modo con cui l'Italia fascista cercava di recuperare la disfatta di Adua e di portare a segno un risultato che avrebbe dovuto elevarla ai ranghi delle grandi nazioni coloniali. La partecipazione fu massiccia, arrivarono veramente centinaia di migliaia di uomini, gran parte volontari, molte milizie, e questo è l'inizio di una guerra, quando diciamo guerra lampo, in quel caso si verificò propriamente perché vado a memoria perché poi ho la memoria di un pesce rosso nonostante tutte le letture, però a maggio, mi pare il 5 maggio le truppe italiane entrano ad Addis Abeba, il 9 maggio il Duce proclama l'Etiopia italiana, nasce la OI, che è l'Africa orientale italiana, che include anche una parte di Somalia e l'Eritrea. E questo è il punto d'inizio di un'avventura che porta poi moltissime persone in quel territorio, moltissimi italiani, come militari ma anche come lavoratori. Ed è anche la data che giustifica il mio interesse perché nella famiglia di mio padre, il padre di mia nonna, mio bisnonno, partì come lavoratore nella direzione inizialmente di Asmara e poi di Addis Abeba insieme al suo figlio maggiore, che era il figlio maggiore aveva un legame strettissimo con mia nonna perché erano 11 figli e sostanzialmente lui e mia nonna avevano un po' tirato grandi i loro fratelli più piccoli. Quindi c'è questo evento nella mia storia familiare.
familiare partono da, come succede al protagonista, da tessitori, fanno i salotti, loro lavorano il cuoio e poi si fermano lì per un po', il bisnonno rientra, lo zio resta, e una parte della mia famiglia ha questa caratteristica, sono italo-etiopi, perché poi questo zio sposò una donna eritrea, a differenza degli altri lui la sposò, e fu anche una storia felice in quello che mi raccontano, ebbe diversi figli che ora abitano in giro per l'Europa, e io ero curiosa di capire qual era l'origine del braccialetto che ho ereditato dalla nonna, di filigrana d'argento, delle certe cose che giravano per casa, così, questo è l'inizio di tutto. Ecco, vedete come da un ricordo chi scrive, poi ci lavora e si fa. Però anche tu hai una storia d'Africa, perché De Bocca e altri che hanno studiato dicono che questa vicenda interessò veramente tantissime famiglie italiane. Io ho sentito dire da Matteo Dominioni, una famiglia su cinque ha nel suo repertorio familiare un cimelio d'Africa, quindi sarebbe interessante capire se è una cosa che interessa anche le persone che stanno. Io nel corso del, mentre scrivevo, ho guardato tantissime persone che avevano storie di Etiopia, di Libia, e quindi una storia che ci riguarda un po' tutti. Riguarda me, perché mio padre è partito in campagna d'Africa nel 1935 e è ritornato nel 1945, per cui è stato fatto prigioniero, e facevo vedere la destra fatta dall'esercito inglese, che è rimasto 10 anni dalla sua vita in Etiopia, poi in campi prigionieri. Quindi effettivamente riguarda tanta parte degli italiani di quell'epoca e quindi di cui noi siamo i discendenti. Vittorio è il primo che parte, diciamo è il capostipite di tutte queste vicende dalle quali scende con 11 fratelli, con in 11 in famiglia, e quindi va a parte per Asmara. Ed è a Salento, come mio bisnonno, certo, parte perché comunque la campagna era importantissima. Non so chi è stato a MUDEC, al Museo delle Culture di Milano, ha visto questa grande sala che è dedicata all'interno della mostra Milano Città Mondo, è dedicata al rapporto tra l'Italia e l'Africa, e ci sono questi manifesti, grandi manifesti pubblicitari che mostrano dei coloni italiani bianchi, appunto lui e i bambini con la zappa in mano che devono andare lì a sbiancare questa terra, per parafrasare una frase che non nasce in quel contesto, possiamo dire si immaginavano una terra senza popolo. In realtà su quella terra il popolo c'era ed era un popolo, un impero millenario, più plurimillenario. È una storia interessante quella dell'Etiopia. Una storia interessante. Lui lascia a casa la moglie e la fidanzata, sì, che poi sposerà, che lo aspetta eterna fedeltà, quindi con, anzi c'era stato forse poco o nulla prima della partenza, però lei ha aspettato qualche anno prima che lui tornasse. La prima fotografia, il primo episodio che va a inquadrare è un episodio che lo coinvolge, un episodio di sangue. Questo forse lo possiamo raccontare perché poi dà la stura a una serie di vicende successive. Sì, la prima scena, proprio nelle primissime pagine, dove vediamo Vittorio in un momento in cui Addis Abeba è devastata dalla violenza, e lui stesso scappa, c'è questo primo racconto che è un frammento che poi viene ripreso qualche capitolo dopo e si capisce meglio il contesto in cui la scena si sviluppa, e lui assiste allo stupro di una giovanissima ragazza che è anche la figlia dell'uomo che gli affitta una stanza in Addis Abeba tutte le volte che lui si trova in città. Lui è in quel momento un autotrasportatore, porta la sabbia per il genio militare. Noi ricorderemo tutti che a queste persone d'Africa abbiamo fatto le strade, quindi la sabbia serviva a creare le infrastrutture.
non erano la ragione per cui siamo andati, non era regalare strade al popolo africano, però sappiamo benissimo che fin dagli antichi romani costruire le strade significa governare il territorio, no? E quindi lui niente, muoveva sabbia per il genio dell'esercito e si trova lì in questa situazione devastante. Io credo che sia il 19 di febbraio del 1937, quindi l'Etiopia è italiana, ed è il giorno in cui Graziani ha subito un attentato e nell'immediatezza, diciamo, di questo segno di ribellione, ha concesso, con la connivenza del Duce, con l'avallo del Duce, ha concesso carta bianca a tutti gli italiani che sono presenti in Addis Abeba, sia i militari, ci sono le camicie nere, ci sono i carabinieri, ci sono gli alpini e ci sono i civili. E tra questi civili c'è Elvio Zanetti, che è un uomo che lui conosce, che sta stuprando la figlia dell'uomo che gli affitta la stanza. E sono le primissime pagine. E lui, senza sapere perché, ammazza quest'uomo. Ecco, ammazza quest'uomo, e è uno dei temi ricorrenti a il rimorso, qualche cosa che gli è un episodio che non lo dimenticherà mai, per certi versi. È un po' difficile. È un momento che lo trasforma, insomma, non sapeva di essere un assassino. Sì, io credo che questa sia la parte interessante di quella stagione. Insomma, credo che fossero esseri umani come noi quelli che vivevano negli anni 30, che a casa avevano un mestiere normale. Lui è un ragazzo che parte 16enne, 17enne, perché comunque tante bocche da sfamare, lui avrebbe potuto fare il carbone. Non so se ho studiato come si faceva il carbone all'epoca in Salento, non è una bella cosa, cioè un mestiere faticoso, molto noioso, invece voleva avventura, voleva andare dove sono i leoni, quindi arriva lì con questo spirito e poi si trova in mezzo a questa violenza, e questa violenza è un'onda che arriva anche a lui. Non è che in quel momento lui stia pensando esattamente di salvare quella ragazza, anche perché è il momento in cui la violenza viene, quando si accanisce sul corpo di quest'uomo, è un momento in cui la violenza è già avvenuta, quindi non può salvarla, perché la uccide, cioè è dentro questo fiume, questa furia collettiva. Esatto, e questa nella furia collettiva ritorniamo alla storia con la S maiuscola, perché lì ci sono, abbiamo degli episodi, ma soprattutto un comportamento. Parliamo del gas nervino, cioè noi abbiamo fatto delle cose, delle nefandezze che abbiamo rimosso, cioè di questo la storia collettiva ha fatto di tutto, soprattutto in quegli anni, ma anche poi successivamente, non sempre, è qualche cosa che è un po' nell'angolo della nostra storia. Sì, allora, questa è una stanza piena di laureati, di tanti insegnanti, tante persone che hanno studiato. Io non so se sono più ferrati di me su queste tematiche. Certo che sapevo italiano, ogni brava gente, questo libro bellissimo di Del Boca, non l'avevo letto prima di interessarmi a questa storia, ma la vicenda mi era abbastanza chiara. Quindi anche il tema del gas in qualche modo era entrato nella mia testa. Però quando ho cominciato a documentarmi, a un certo punto sono arrivata a leggere i libri di Ian Campbell, e in particolare Il massacro di Addis Abeba. E io, quando ho letto quel libro, non ho proprio dormito, cioè ho avuto proprio difficoltà a mandare giù quello che leggevo, perché quello che c'è scritto lì è che oltre alla violenza dei soldati c'era la violenza delle persone comuni. Voi dovete immaginare che cosa era in quel momento. Le persone che partono sono persone che hanno tutto da guadagnare e pochissimo da perdere, perché sono dei coloni nel senso proprio, cioè qualcuno parte militare, qualcuno vuole la sua grande occasione nella vita, si trovano ad avere una condizione di privilegio enorme da occupanti, particolarmente se indossano una divisa, hanno delle armi, ma comunque sono dei privilegiati, ma Addis Abeba che comunque ha diverse componenti
diciamo, ci sono moltissimi inglesi, ci sono dei greci, degli armeni, insomma, ci sono tantissime persone, ma gli italiani sono i padroni. Rodolfo Graziani, il macellaio d'Italia, viene colpito mentre sta facendo un'elargizione di monete alla popolazione all'interno del Palazzo Imperiale, che occupa come un imperatore, un vice, cioè fa quello che facevano gli imperatori romani, da monete alle persone comuni. Viene colpito e in quel momento io mi sono chiesta cosa succede, forse nella testa di tutti passa, adesso si ribellano, perdiamo tutto, forse anche la vita, e allora a quel punto fermiamo prima che possano farlo. Ma erano degli esseri umani che occupavano quella terra perché c'erano nati, e noi eravamo come i tedeschi quando diventano occupanti. E in quel momento la cosa che mi ha colpito moltissimo è quando io ho letto quello che hanno fatto i carabinieri, gli alpini, che insomma gli alpini, quelli che fanno il servizio d'ordine alle feste del paese, quelli che chiamano gli alpini e i carabinieri. E le persone comuni, Ian Campbell racconta di gente normale con la zappa, la pala, di bambini che escono dai tubuli in fiamme e italiani che li buttano dentro. Adesso, in questi giorni, abbiamo visto, qualcuno di noi ha visto il film La zona di interesse. Andate a vedere questo film, perché è veramente proprio un film importante. Cioè, possiamo pensare di essere geneticamente diversi da quelli? C'è questa possibilità in tutti gli esseri umani. Io quello che ho visto quando ho cominciato a studiare, ho visto questa cosa. E allora così anche quella vicenda familiare è diventata per me interessante, diciamo, sul piano spirituale. Possiamo a questo punto passare al passo successivo, introduciamo il figlio perché poi lo colleghiamo con, quindi ha un figlio, lo incontriamo che è già adulto, soprattutto nella sua, no? Che è diventato ipovedente, ha questo incidente curiosissimo, quella pantera, che non si sa se c'era, se era vera, non era vera, perché ha questa malattia, che lei... Cecità corticale. Cecità corticale, che non avevo mai, se c'è qualche medico lo saprà, per cui si immagina, quello che vede non è sicuro che sia esistente, cioè che vede il cervello, se trasmette quegli impulsi, ma quello che vede non siamo sicuri che veda esattamente quello che noi vediamo. Il romanzo è diviso in quattro parti che hanno il nome dei quattro elementi. Inizia con l'elemento terra, ed è la terra conquistata, ed è la parte interamente storica che ritorna un po' nell'ultima parte del romanzo. Poi si sposta nel 2018. E nel 2018 c'è Arturo, come Re Artù, uno con un cuore generoso anche. Arturo, il figlio di Vittorio, si è tenuto dentro per un bel po' un segreto che suo padre gli ha raccontato, una serie di segreti che suo padre gli ha raccontato, se li è tenuti dentro per un po', e però a quel punto è piuttosto anziano e gli capita una cosa strana, ha un incidente d'auto, batte la testa, finisce in coma, e al termine ha sviluppato questa malattia che esiste veramente, che si chiama cecità corticale, che è una malattia che interessa la vista, ma non dal punto di vista degli organi, dal punto di vista neurologico. Ne parla Oliver Sacks di queste cose, no? E nell'occhio l'uomo. Della mente, no, è quello dell'uomo che scambiò sua moglie per un cappello, però... Cosa succede a queste persone? È poco interessante, perché in realtà non sappiamo se lui ha veramente la cecità corticale, ma lui dice di avere questo disturbo. Cioè lui vede delle cose che non ci sono e non vede delle cose che ci sono. Per esempio può capitare che vedendo un disegno ci sia un quadrato e lui vede un triangolo. Ne vede soltanto una parte, oppure vede soltanto alcune delle cose che ci sono intorno. Ma tra le cose che lui vede e che gli altri non vedono, c'è una donna che si chiama Lilith, che è una donna che ha fatto parte della sua vita, ma gli altri non la vedono, e
ascolta. La casa di quest'uomo è frequentata da altre due persone. Una si chiama Fatima, è una donna di origine eritrea che lui ha conosciuto in ospedale perché lei fa la OS. È una donna molto pragmatica e gamba, si è affezionata a quest'uomo, non è la sua badante, però ha capito che quest'uomo ha bisogno di aiuto, quindi si presenta parecchie volte a casa sua. Ed è l'unica persona a cui lui possa dire veramente tutto quello che gli capita, perché lei non ha problemi ad ascoltare le cose che gli fanno gli altri. E l'altra persona si chiama Tobia, è un ragazzo che ha 16 anni circa, che ha fatto una cosa brutta e che è lì per fare delle attività socialmente utili, siccome gli hanno detto che quest'uomo è ipovedente, va lì, gli sistema il computer, taglia l'erba, porta in giro il cane, gli legge i giornali, fa un po', passa delle ore così. E tra questo vecchio e questo giovane si crea un rapporto particolare, perché il vecchio sa perché lui è lì, e a un certo punto il vecchio ha bisogno di parlare, ritiene che il ragazzo abbia bisogno di ascoltare, e quindi certe cose del passato vengono fuori. Quindi sono i tre personaggi intorno ai quali c'era un po' tutta la storia. Lilith, mi ha incuriosito il nome, non l'hai scelto a caso, immagino. No. Spiega, vabbè, questo cos'è. Allora, ma qualcuno lo sa chi è Lilith? Vabbè, quello non va. Allora, partiamo col fatto che Lilith è la protagonista di un bellissimo racconto di Primo Levi, che dalla raccolta Lilith e altri racconti. E Primo Levi racconta questa storia che è uno scambio, così vado a memoria, uno scambio tra prigionieri. Quindi ci si racconta questa vicenda, che è una leggenda che nasce, poi ho proprio studiato tantissimo, ma perché prima che nascesse il libro le piste di ricerca erano tante. Questa vicenda grosso modo nasce nel mondo ebraico, da quello che ho capito io, attorno al XIII secolo, ovviamente dopo Cristo, no? Quindi in un tempo. E in cui nasce questo racconto, si dice che parte da un'incongruenza della Bibbia. Il momento della creazione della donna nella Bibbia è un po', viene citato due volte. In un punto si dice maschio e femmina li creò, e nell'altro punto si parla della famosa costola, no? Ah, dice, com'è possibile? La creazione della donna è stata simultanea o successiva? Allora si inventano questa storia, che inizialmente sia stata creata una donna che si chiamava Lilith, la quale però, essendo stata creata insieme ad Adamo, non digeriva la sottomissione ad Adamo, anzi, propriamente la posizione giacere sotto ad Adamo. Non le sembrava giusto, perché essendo stati creati insieme, potevano stare sullo stesso piano, essere paritari. E quindi si ribella, lascia il paradiso terrestre, non si sa bene se viene cacciata o se se ne va di sua spontanea volontà, e poi aleggia come una specie di mostro, va a disturbare il sonno delle puerpere, forse fa del male ai bambini appena nati, è femminile negativo. È femminile negativo che comunque nel mito c'è sempre, no? È il femminile negativo delle culture arcaiche, anche monoteiste del vicino oriente, e è così, a volte un mostro alato. E successivamente viene creata Eva, che invece è la donna domestica, e lui vede questa donna selvaggia, diciamo così, selvaggia poi fino a un certo punto. Cioè io ho immaginato che lui a un certo punto vedesse questo, che poteva essere frutto della malattia, ma può essere anche un fantasma, una sua proiezione, di questo femminile così maltrattato, che però quando comincia ad ascoltarlo, insomma, racconta una storia che ci fa grandissima tenerezza, secondo me. Sì, lui rimane questo rimorso di averla... È il suo primo amore, Lilith. Se non ti è abbandonata e averla lasciata là, è un primo amore che lui la conosce in una circostanza molto particolare. La conosce mentre sta viaggiando, e lei è poco più che bambina, 13 anni, ma le sono già capitate tante cose. E la vede durante un rito di
ancora i riti animisti, diciamo, in quei territori che stanno anche negli stessi gruppi sociali che magari poi hanno una religione cristiana o anche musulmana, che è una cosa un po' trasversale. E, però in realtà mi sono accorta che sono uguali a tutte le cose che io so del territorio salentino a proposito del rito della pizzica, cioè vengono fatte, si suonavano i tamburelli, c'erano queste danze sincopate, quindi questo modo per tirare fuori, per tirare via il demone che si era impadronito della donna, che in quel caso era una bambina di 13 anni, possiamo dire che a 13 anni sono bambine, no? Ecco, possiamo parlare del secondo, già c'è nato gli altri due personaggi, una è Fatima, personaggio meraviglioso, diventato nel 1991, qui siamo nel 2018, questo per orientare l'epoca, lavorava all'hospice dove era stato ricoverato dopo l'incidente contro la pantera, era... Ah sì, non l'abbiamo detto, che lui fa un incidente d'auto. Perché doveva, ha evitato una pantera. Però lui è in macchina, andava veloce, a un certo punto vede una pantera. Allora, dovete pensare che quest'uomo nasce in Africa, vive in Africa, vive in Etiopia fino al 74, che è l'anno in cui l'Etiopia, che nel 40, la colonia italiana d'Etiopia dura nulla, nel 41 già gli inglesi cacciano gli italiani. E diventa momentaneamente un protettorato finché Haile Selassie, i più grandi si ricordano questo nome, Haile Selassie, che è una figura importante, è il negus d'Etiopia che siede al tavolo della Società delle Nazioni, non sono dei, questa cosa è proprio, cioè, io ci terrei tanto che si sapesse, uno pensa all'Africa, pensa ai primitivi, ma non erano primitivi per niente, magari avevano un mondo fatto diverso da quello nostro, ma questo uomo poi va a Londra, tiene un discorso bellissimo alla Società delle Nazioni, fanno delle sanzioni, guardate com'è interessante, fanno delle sanzioni all'Italia perché l'Italia interrompa, ma l'Italia forse anche giustamente dice ma perché io devo mollare l'Etiopia, mollate voi i paesi, mollate voi l'Algeria, mollate voi l'India, non so, no? Adesso l'India forse è meno, però in quegli anni. Però l'aspetto, come dire, interessante è che c'è questo ricordo d'Africa, l'Africa resta libera e Selassie cerca di fare del proprio paese il punto propulsore di una rinascita dell'intero continente africano. Adesso i più giovani, magari anche i meno giovani, magari hanno ballato Bob Marley e sanno che cosa sono i Rasta. Ma forse non sanno che il nome Rasta deriva da Rastafari e Haile Selassie. Cioè, lui chiama tutti i neri della diaspora, che sono in tutte le parti del mondo, e gli dice, se volete tornate qui, questo sarà un grande continente. E è una figura interessante, poi è una figura di monarca assoluto, cioè un particolare, non possiamo immaginare, però una figura interessante con una affezione vera per il suo popolo. La pace fondata sulla magnanimità. Certo, sì, era un mondo, diciamo, altro rispetto a quello che negli anni 50 nasceva in Europa, però... come dire, antropologicamente non è neanche tanto corretto immaginare di guardare sempre gli altri soltanto dal proprio punto di vista. Va bene, tutto questo dura fino agli anni 70, all'inizio degli anni 70 cominciano ad essere degli interessi, esserci dei fortissimi interessi da parte dei paesi sovietici sull'Etiopia, ancora adesso l'Etiopia è un paese interessantissimo, ci sono stati nel tempo fortissimi investimenti europei, adesso l'interesse grande arriva dalla Cina, no? E dall'altra parte dove affaccia l'Etiopia, cioè l'Etiopia, Gibuti, l'Eritrea sono immediatamente di fronte allo Yemen. L'Etiopia è un crocevia di culture veramente interessantissimo. Vabbè, a metà degli anni 70 c'è una rivoluzione, viene catturato e ucciso Haile Selassie e a quel punto Addis Abeba diventa una città violenta e anche i miei parenti sono venuti in Italia in quegli anni, sono tornati tutti in Italia in quegli anni. Gli italiani potevano tornare in Italia, purché fossero veramente italiani, oppure, come è capitato ai miei parenti,
che il loro padre avesse avuto la prontezza di registrarli immediatamente all'anagrafe alla nascita e quindi loro hanno la possibilità di rientrare, mentre coloro che non avevano questa possibilità restano lì. E quindi Arturo viene in Italia e ha una carriera bellissima, una vita interessante, e quella parte della sua storia resta in Africa. Ecco, ritorniamo a Fatima, per cui aveva curato, conosciuto Arturo per questo incidente, poi, visto che ne ha le conseguenze, sembrava praticamente morto, coma, irreversibile, invece si riprende, però ha questi problemi che abbiamo capito prima della cecità corticale, e sceglie di assisterlo a casa, quindi una volta al giorno si reca a casa e gli presta tutto quello, il soccorso e gli aiuti che necessitano, a spese e tutto. E questo, arriviamo all'altro personaggio che è Tobia. Tobia ci dà l'opportunità di arrivare alla data del 3 ottobre, ma a questo punto del 2018, perché il 3 ottobre del 2018 Tobia combina un guaio per quale poi deve fare i servizi. Tobia fa una cosa brutta, però non ve la voglio dire, fa una cosa veramente brutta. Non lo dici, però capire come la data dei morti. Tobia è un ragazzino particolare. Allora, state attenti, quelli che scrivono, state attenti a frequentarli, perché comunque si ispirano alla vostra vita. Non esistono questi personaggi, però comunque un po' esistono. Per esempio, per me Fatima... Un buglio là in fondo. No, per me Fatima, per esempio, Fatima, hai ragione, che è un personaggio che io amo tantissimo, perché io ho in mente chi è Fatima. Cioè, ho proprio in mente la persona che l'ha ispirata, una donna che vive a Monza, e che fa tantissime cose, cioè una donna fortissima, molto divertente. E Tobia pure, Tobia è... tanto non ha frequentato il mercato, però... Tobia ce l'ho in mente, è un ragazzo particolare, nel senso che è molto solitario, molto chiuso. Quando era bambino ha dato tanti problemi, nel senso che... era incontenibile, urlava e parla con pochissime persone, però ha delle fissazioni. Una di queste fissazioni è la computer music, la musica elettronica, tutte cose che fa da solo, un unico amico e un unico amore che è Sara, appunto. Tobia e Sara, quindi tu potrai, se non si chiama Tobia potrà anche innamorarsi di Sara. E lui si trova in modo incongruente in una situazione brutta, quindi gli viene imputata una responsabilità che deve in qualche modo riparare, e per riparare a Arturo. Ma Tobia è anche fa anche parte di una famiglia in cui ci sono un padre e una madre, e la madre Agata è una storica e si sta occupando di quello che è successo in Etiopia negli anni dell'occupazione italiana. E quindi è interessante che questo ragazzo si trovi in fondo a fare la stessa ricerca che sua madre fa sui libri, ascoltando i racconti di Arturo, che a un certo punto arriva anche a portare non soltanto la propria esperienza, ma quella del padre, quindi quella di quegli anni. Sì, poi i genitori di Tobia, Salvo e Agata, l'intreccio, cioè c'è tutta una dinamica familiare, quindi le crisi familiari, cioè allora, adesso c'è siamo, a parte che mi stai registrando, per cui vabbè, pazienza, però siamo un po' tra persone intime, vi racconto una cosa divertente, che c'è stato a un certo punto, ho fatto un colloquio di lavoro con delle persone, è rimasta per caso in sospeso la comunicazione, e ho raccolto un frammento della persona con cui avevo parlato, che riferiva alla collega, dice: bello, bellissimo, però impegnativa parecchio. E quindi io sono un po' rimasta male, poi mio marito mi ha detto: guarda che sei tu impegnativa parecchio, sei tu oggettivamente impegnativa di nome e parecchio di cognome, no? Però mi sentirei di rassicurare
assicurare, insomma, qualcuno ha letto, è impegnativa parecchio, ma meno di Giuseppe e i suoi fratelli di Tommaso e anche meno di Stalingrado, di Grossman. Insomma, cioè, pochi personaggi ci sono, non come nei romanzi russi. Soprattutto hanno dei nomi che si capiscono. Allora, saltiamo a un altro 3 ottobre, questa volta storico, 3 ottobre 2013. Sì, il 3 ottobre. Il 3 ottobre è interessante, è una data, il 3 ottobre è, esiste un comitato 3 ottobre 2013, perché non so se ve lo ricordate, il 3 ottobre 2013 è la data del naufragio di Lampedusa, che nel 2013 ha visto morire al largo di quest'isola, in corrispondenza pochissimo distante dalla spiaggia che chiamano dei conigli, posto un paradiso assoluto, ha visto morire 366 o 368 persone. Allora, devo dire che, questa, che l'idea di scrivere un libro in cui io avrei messo insieme storie di migrazioni con quella vicenda coloniale era, esisteva fin dall'inizio, perché avevo letto un libro che per me è importante, un libro molto bello, edito da Feltrinelli, scritto da un giornalista tarantino che è morto giovane, morto 40 anni, ed è compianto perché era veramente un grande, e si chiama Alessandro Leo Grande. Questo libro si intitola La frontiera e parla di migranti. E lui per la prima volta mette in relazione, per la prima volta per me, mette in relazione questa storia coloniale con la vicenda di Lampedusa, perché i naufraghi di Lampedusa sono tutti eritrei ed etiopi. Ed è un particolare interessante, diciamo così, dal punto di vista poetico, spirituale, immaginare che quel luogo in cui sono accadute delle cose, noi ne abbiamo raccontate alcune, ma sono veramente tante e complesse, pesanti, quelle che hanno riguardato le donne, quelle che hanno riguardato il tema del gas, il Berlino, l'Ibrite soprattutto, cioè ci sono tante storie veramente brutte. E che a un certo punto nel mio immaginario, ma prima nel suo, c'erano questi figli d'Etiopia ed Eritrea che era come se venissero a chiederci una specie di risarcimento, ma muoiono in quelle acque, muoiono tragicamente in quelle acque e segnano un cambiamento fortissimo per tutti gli abitanti di Lampedusa. La cosa particolare è che avevo in mente questo, ma che la data fosse il 3 ottobre, io l'ho visto quest'estate. Cioè, anche se avevo sotto gli occhi tutto quanto, io l'ho capito fino in fondo quest'estate, quindi quando il libro era già scritto, perché in realtà la guerra d'Etiopia viene dichiarata il 2 di ottobre, il giorno prima, e io non vedevo, cioè, è proprio strano, qui il tema dell'invisibilità ha a che fare con questo. Io ce l'avevo lì davanti, ma non lo vedevo. Come quando, sempre facendo un paragone ottico, non so se avete in mente, se sarete andati dall'oculista, gli fa vedere quelle cartoline che dovete muovere un po' per vedere la figura che ci sta dentro, no? Ecco, io ce l'avevo lì davanti, ma io non la vedevo questa cosa. Quando ho visto il 3 ottobre, sono rimasta tantissimo impressionata, perché quella data era già nella vicenda personale di questi personaggi, cioè di queste storie, della famiglia di Agata, perché il 3 ottobre c'era il naufragio, ma il 3 ottobre c'erano tanti naufragi personali di questa famiglia, di cui non serve che parliamo perché assomigliano ai naufragi che conosciamo tutti, cioè le vicende delle nostre vite così, insomma, in cui ci si fa male stando insieme, no? Qualcuno si separa, qualche amicizia tradita, cose di questo livello. Eppure a un certo punto guardo meglio e dico, ah, ma anche l'invasione dell'Etiopia era avvenuta il 3 ottobre. E forse lo sapevo da prima, ma non me ne ero accorta, insomma. Raccontare, andiamo alla... C'è quella lettera di Agata, diciamo, nella... Sì, Agata, la storia di Agata è della mamma di Tobia, è dominante nella terza parte che si intitola Acqua e parla appunto di naufragi, mentre il fuoco, l'amore, è un po' la parte di Arturo. E poi c'è Aria, quando si ritrovano tutti. Però nella parte
di Agatha, a un certo punto compare un personaggio che è assente e che è una sua amica d'infanzia che è cresciuta insieme a lei e che è la figlia della domestica, etiope. Mira. Mira non c'è, fa la fotografa, è una fotografa attivista, è una di quelle che tutte le volte che andavo, che è un appuntamento in cui mi piace tornare, tutte le volte che sono andata al Festival della Fotografia Etica di Lodi, mi immaginavo che Agatha poteva esporre lì, è una che sta nelle cose perché è una, un'italiana nuova, cioè nuova. Ormai sono nuovi, non so se possiamo chiamarli nuovi, perché lei arriva appunto negli anni, fine anni 70, e arriva in Italia e diventa una nuova italiana e vuole raccontare le cose dal suo punto di vista. E come può farlo meglio che con la macchina da presa, dove regala quello che vede lei agli altri, all'occhio degli altri? Solo che loro due hanno un'amicizia che si è interrotta, quindi non si vedono da un sacco di tempo. E Agatha, a un certo punto di questa storia, dice: adesso ci sono delle cose che ho capito, l'unica persona a cui posso dirle è quella mia vecchia amica che non sento da un pezzo. E le fai dire quello che penso che sia il tuo pensiero, perché dici: smettere di raccontare è una perdita immane e può fare molto male. Le storie che nessuno racconta restano lì a impoverire o avvelenare le falde, e non c'è da stupirsi quando la pianta soffre o muore. Sì, qui c'è questa è una cosa che penso proprio profondamente, anche perché in questi anni in cui sono stata dentro la storia etiope, ma anche dentro la l'Etiopia di oggi, attraverso racconti libreschi, attraverso un'amicizia telefonica ed epistolare con Gabriella Grimaldi, che è una scrittrice che ha scritto un libro molto bello, si intitola Regina di Fiori di Perle, una scritta diversi anni fa, è una donna italo-etiope che vive a Bologna. Ho sentito un po' i racconti di questa terra e loro hanno come particolarità, ci sono queste figure di cantastorie che raccontano le cose che sono avvenute. Noi questi non li abbiamo più. Però esiste in molti popoli una tradizione orale in cui quelli che noi chiameremo traumi, cioè gli eventi difficili della storia, vengono continuamente raccontati e cantati, ed è come se questi cantori assumessero un compito, io penso spirituale per tutti, di non interrompere la memoria. E così quegli antenati che hanno compiuto cose, hanno arrecato male a qualcuno, oppure che hanno subito male da parte di altri, si tranquillizzano perché tanto le cose che hanno da dire c'è qualcuno che le dice. Tornerei un attimo a Tobia, perché c'è una frase che ho sottolineato che mi è piaciuta. Perché Tobia è, assieme a Fatima, un personaggio più positivo. Subisce, perché è un po' problematico, ma non... Sì, beh, qualche cosa, perché sì, a un certo punto giustamente dici, e questo che volevo farti commentare, riferito con i suoi genitori, i figli conoscono i genitori anche dalle ferite che hanno ricevuto. È così? Vabbè, che possiamo farci? Ecco. Cioè, è vero, no? Insomma, adesso ci sono ragazzi più giovani, essere adulti non è tanto semplice, no? Quindi si prova a fare gli adulti meglio che si può, lui non è che sia sfortunato, ha una brava mamma, un bravo papà, sono delle brave persone, però non è facile, le cose non sono semplici, lui non è un ragazzino semplice. Comunque lui è, se prendiamo la metafora della pianta, che è dell'albero, che è una metafora che usa anche Fatima e che per questo Agatha propone per lettera alla sua amica, se prendiamo questa metafora diciamo che l'albero ha le radici e al tronco ha i rami. E i figli sono i rami, e però la linfa arriva dalle radici. E quindi qualche volta la pianta soffre perché soffre sotto, e credo che nessun adulto generando figli abbia
intenzione di, cioè vorremmo dare ai nostri figli soltanto il meglio di noi, però qualche volta per dare il meglio bisogna che teniamo conto delle radici. Ora, visto l'orario, e anche per significare che non spaventiamo i nostri futuri lettori, questo è, hai paura che sia peggio che Stalingrado, c'è anche una ricetta, ho visto l'orario, c'è la ricetta della costoletta di agnello in salsa di sera, no, era solo per dire, ma tu sei cuoca, questa la sei andata a prendere. No, io ho, diciamo, se voglio, se mi ci metto, so anche cucinare delle cose buone. Ma questa dove l'hai copiata allora? Ma non l'ho inventata. Cioè, allora io. Basta saperlo perché prima. Io ho avuto una grande fortuna, nella mia vita ho sempre avuto attorno a me degli uomini a cui piaceva moltissimo cucinare, cioè che a cui le cose venivano bene. Per esempio, forse si vede anche, comunque, ho un padre che panifica, un marito che panifica, cioè sono gente che a cui piace stare in cucina, no? Poi mi piaceva questa ricetta, è la ricetta di Salvo, che è il padre di Tobia, che è un padre separato, a un certo punto deve arrivare il figlio e vuole fare qualcosa di buono. Allora mi sono ricordata di queste consolette d'agnello che una volta avevo fatto io. Era una variazione dell'anatra all'arancia fatta con l'agnello. Nel mio caso avevo messo il pulpero, però insomma io volevo che lui facesse qualcosa di me lo immaginavo. In un momento mi dice, arriva mio figlio adolescente, che non mi parla mai, che ha mille ragioni per avercela con me, e allora adesso ti preparo proprio una cosa buona, però ce la mette tutta e fa questa ricetta. Per cui non segare, come se non ci fosse, cancellato. No, è bella, c'è un'altra ricetta, secondo me, ci sono, cioè fate cicoria a un certo punto. Ma adesso che c'è l'interno... No, però provatela, secondo me. Se non ci fosse. Copertina? Allora, copertina, lui lo sa perché venire in libreria è stata veramente un parto la copertina, anche perché io ho fatto mettere nel contratto dall'editore che voglio poter avere la voce in capitolo sulle copertine. Allora, noi abbiamo avuto per un po' di tempo un interesse per una fotografa che adesso sta esponendo alla Tate Modern, che si chiama Aida Moulanet. Ed è bravissima, fotografa etiope, perché mi interessava moltissimo che fosse che la fotografia, il tema delle fotografie è centrale, ovviamente, no? Anche in virtù di Mira, ma non solo di quello. Sapete che in epoca coloniale la propaganda si faceva anche attraverso le fotografie, e ci sono delle fotografie orribili e inguardabili che Mudek decide di non far vedere, cioè ci sono delle cartoline che riportano delle ragazzine nude, che sono le ragazzine, diciamo, che attiravano i soldati, no? le giovanissime che diventavano, insomma, la storia di Montanelli, la conoscete, quindi insomma se leggete lì un po' di queste cose le trovate, però non serve che le ripetiamo, e si portavano dietro questi ricordini, no? Che però sono bambine in alcuni casi. Loro cosa hanno fatto? Hanno deciso, in questo museo che ha sfruttato tantissimo il colloquio con i milanesi della diaspora, cioè le nuove generazioni di etiopi, di eritrei, no? Alcune di queste le ho conosciute perché ho fatto un corso insieme a loro, mi spiegavano che avevano deciso di voltare le cartoline, in modo che non si vedesse più la foto delle ragazzine, però che fosse documentato che quelle cartoline c'erano state. Anche perché è strano come funziona l'immagine, no? Allora, anche in virtù di questo, io tenevo moltissimo a evitare il rischio di trovare o delle fotografie nostalgiche seppiate, oppure qualcosa che potesse urtare quel tipo di sensibilità. E quindi volevo una fotografia di qualcuno che fosse etiope. Aida Moulanet è una grandissima, e c'era questa fotografia che rappresentava tre donne con il volto blu, in realtà la stessa donna, presa davanti, di lato e poi dall'altro lato, ed erano passato, presente e futuro. Un po' inquietante, su sfondo bianco, un po' inquietante, però
questa persona per la sua foto voleva più della, del mio anticipo, e quindi l'editore ovviamente non so, insomma, voleva tanto per questo, ma anche espone a New York, a MoMA di New York, adesso alla Tate, cioè insomma delle ottime ragioni, non sto scherzando, eh. E allora ho trovato, lui si chiama Girma Berta, è etiope, e fa queste, ma veramente andate a cercarlo su Instagram perché sono delle fotografie bellissime. Adesso poi questa carta non è brillante, ha tantissimi colori molto belli e rappresenta persone comuni. Questa si chiama Shadow, mi pare ombre, e vedete che ci sono una ragazza, una donna un po' più matura e una ragazzina più giovane. C'è questo bello, questo bello giallo limone che per me rappresenta l'allegria. Cioè, volevo poter parlare di queste cose, ma vorrei che mi restasse dentro, che nella mia intenzione questo l'ultimo capitolo si chiama Aria, perché anche se si dicono delle cose faticose da leggere, faticose da immaginare, io credo che l'intenzione sia quella che chiude il libro e che possiamo dire senza svelare troppo. Nell'unico momento in cui Mira parla, dice: noi non sappiamo esattamente cosa è successo bene, cosa ha fatto il tuo antenato, il mio antenato, cioè questo non lo possiamo sapere, perché il rimosso è veramente rimosso. Però quando leggiamo alcune cose proviamo un turbamento, e quel turbamento è quello che dobbiamo tenerci caro. Ed è una cosa che penso, se noi, se la letteratura può fare questa cosa, che è raccontare le singole storie e creare empatia verso chi viaggia e cerca una speranza al di qua del mare, verso chi ha vissuto quegli anni delle cose terribili, se noi siamo in grado di sperimentare questa forma di empatia, guadagniamo degli anticorpi che sono, secondo me, importanti e che molte delle persone che sono andate lì forse non avevano, e che forse molte persone che tuttora sono coinvolte in cose che ci sconvolgono, forse hanno perso. Quanto tempo? No, ma da quando hai cominciato? Allora, il libro precedente è uscito nell'autunno del 2018 e avevo già dei file di carotaggio, cioè in cui provo a sondare il mio immaginario, e poi è stata una roba lunghissima. Un sacco di volte ho avuto il pensiero che non sarebbe mai arrivato questo libro. E sono molto, veramente, lo dico nella speranza che ci sia, visto che qui ci sono tante persone a cui voglio bene, che so che mi vogliono bene, con un po' di commozione voglio dire che questo è il libro che mi ha insegnato che le cose si conquistano un passetto alla volta, cioè è stata una marcia lunga, una salita in montagna difficile, ma io adesso sono molto contenta, no? Non voglio neanche sapere in che scala sta rispetto ai tantissimi libri che stanno uscendo in questo momento. Tu sei libraio, lo sai, è un momento particolarmente fortunato, perché cose belle ne stanno uscendo in queste settimane. No? Non mi interessa, perché veramente qui c'è tutta la mia strada di questi 5-6 anni, quindi io sono proprio contenta di aver fatto questa strada. Sei contenta e commossa, che ti faccio subito... sempre, e lo prendo anche a scuola, io più paura dei miei colleghi. Allora facciamo parlare i colleghi, qualche domanda? Qualcuno l'ha già letto? A parte Sao. Anche Mauro l'ha letto, che
ci sono. Mio marito lo legge in situazioni terribili, lui legge io gli faccio leggere delle cose bruttissime mentre le sto scrivendo, e lui che è poverino, anche un ingegnere. Si può dire, insegniamo lo scientifico, non è grave, è una malattia. Hai detto come se fosse un... No, anche un ingegnere e ha l'aspettativa di vedere delle cose ordinate. Un ingegnere può vedere ordinate, no? E quindi mi dice sempre, scuote la testa e mi dice, no, non gira così, no, guarda, così non si capisce niente. E quindi, se capirete qualcosa, un po' ringraziate anche lui e quegli altri poverini che ha letto delle bozze. Grazie all'ingegnere. Bene, allora... Ma potete? È un caso che il ragazzo che Tobia sia in realtà l'unico che paga gli errori che commette? Perché storicamente gli adulti, la S maiuscola, la S minuscola di storia, in realtà l'unico che paga è il ragazzetto poverino. Sì, allora dal punto di vista di quello che succede, poi chi leggerà, sì, è vero, dal punto di vista... Però non è che paga, lui ripara, che è una bellissima occasione. Nel libro precedente io mi ero tanto appassionata alla questione della giustizia riparativa. Non è la stessa cosa la giustizia retributiva e la giustizia riparativa, perché riparare è una grandissima occasione. E nel riparare offre a chi rappresenta le generazioni precedenti la possibilità di riparare. La domanda che mi faccio, e che è il senso di tutto il romanzo, cosa succede se nessuno ripara? Cioè, come dire, il punto per me è poetico. Io non sono una storica e non sono ovviamente una magistrata, quindi non ho quella competenza, non è che devo dire andate in prigione, pagate, non è questo. Il punto è che io sono proprio tanto convinta che non è che fonderò una nuova religione su questo, però sono proprio tanto convinta che per tutti noi che siamo seduti qui e che abbiamo alle spalle come minimo due guerre mondiali, questa guerra, tante situazioni che sono accadute, io sono proprio convinta che nella nostra storia familiare siano accadute delle cose che in qualche modo proseguono ancora oggi. E questo è il terzo romanzo che si occupa di questo tema. All'inizio, ovviamente, quando ho scritto il primo, non sapevo che mi interessava questa parte, però adesso io credo di aver lavorato sulla riparazione di cose vecchie che si possono riparare raccontandole. Quindi nel cassetto non c'è niente, eh? No, io ho due idee, ma non te le dico. Cattiva. Vabbè, non siete abbastanza cattivi, avete la vostra occasione e la state buttando via. Ma perché ti vogliamo bene, e poi se no poi torni qui domani e piangi, quindi no. Beh, dai, se non grazie. C'è... Grazie.